Seduta di consiglio del 15 settembre, ore 9 e 53. Appello. Teresi. Abbiamo visto gli altri. Aiello. Altadonna. Presente. Cavaliere. Presente. Di Gesù. Presente. Luccia. Presente. Posardo. Rosardo? Lucido? Presente. Palazzo? Presente. Io presente. Io presente. Cugino presente pure. Ok. 9 presenti, un assente. Consigliere Aiello? Nove presenti, Segretario, un quanto siamo? assente. Nove Nove presenti, un presenti, un assente. assente. Perfetto, grazie. Nove presenti, un assente. La seduta è aperta. Buongiorno, consigliere. Buongiorno, Presidente. Presidente, Sì, prego, posso? consigliere. Sì, Grazie. prego, ne ha facoltà. Buongiorno a tutti e buongiorno, Presidente, e buongiorno a tutti, consiglieri. Niente, da stamattina hanno cominciato a pulire Borgo Nuovo. Sono venute con la ruspa. Furgone grande, furgoncini, e hanno cominciato. Va bene, volevo farlo sapere. Grazie, Abbiamo. consigliere Stabile, per la sua Poi una cortesia, io informazione. vorrei dove trovare il numero del dottore Lamantia, Villa Giardini, perché dice che ora è lui che si occupa per la potatura degli alberi. Come posso avere il numero Allora, ci telefonico? attiveremo in tal senso e gli giriamo un numero. Vi ringrazio. Grazie a lei. Grazie, una buona giornata. Sono altri interventi sulle comunicazioni, consiglieri? Presidente, posso se Certo, nessuno. consigliere Palazzo, buongiorno, come stai innanzitutto? Buongiorno, grazie Presidente. Bene, grazie. Lei? Prego, prego, ne ha facoltà. Che Bene, ci incontriamo grazie. al bar, grazie, Un consigliere. piacere, consigliere Palazzo, è sempre un piacere incontrarla. Prego, ne ha facoltà, consigliere Palazzo. Presidente, qualche giorno fa avevo segnalato al Presidente Teresi la situazione drammatica di via Casteldaccia, perché avevo richiesto alla Polizia delle Caditoie, sia io sia il Presidente, con due note distinte, e praticamente era stato chiamato dal geometra Palumbo, in quanto non potevano essere effettuate, non poteva essere effettuata la pulizia delle caditoie perché i marciapiedi erano invase dall'erba. Quindi avevamo segnalato al Reset, anzi il Presidente si era preso l'onere di segnalare al Reset e al RAP la richiesta di diserbo, però ad oggi nulla è stato fatto e quindi i cittadini temono una nuova ondata di pioggia, visto che stiamo entrando, diciamo, nel periodo autunnale, invernale, e quindi con gli acquazzoni che possono essere all'improvviso, quindi i cittadini temono di nuovo un allagamento e quindi sappiamo cosa Consigliere è Palazzo, una parte è successo. saltata, mi scusi. Consigliere Palazzo, Mi sente? è Successo, segretario? saltata una parte. Che significa? Dove? Scusate, io ho sentito un momento che il consigliere Palazzo si è bloccato. Io invece l'ho sentita tutta per intera. Cosa è Niente. successo? Niente, poi a me è arrivato Ok, il ritardo, allora. comunque chiedo, anzi sollecito nuovamente la richiesta al RAP e Reset, anche se in un momento critico la RAP, però per poter far intervenire le squadre dell'AMAP per la pulizia delle caditoie, al fine di evitare comunque gli allagamenti in via Casteldaccia, che dopo il consiglio vigilo nel
nel gruppo consiglieri le foto che ho ricevuto di qualche giorno fa, quando c'è stata quella breve, c'è stato quel breve acquazzone, si è allagata tutta la via Casteldaccia. Gli abitori sono pieni ancora del materiale del 15 luglio. Ad oggi nulla è stato fatto, non perché l'AMAP non vuole intervenire, ma non può intervenire. E quindi risollecito questa situazione, e quindi, Presidente, mi appello a lei oggi, visto che lei è Presidente, di poter sollecitare RAP e Rete. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Palazzo. Sarà mia cura sollecitare soprattutto interferire col Presidente per poter sollecitare tale intervento, anche se devo dirle che con questa amministrazione anche un sollecito diventa difficile, per cui faremo del nostro meglio. Nel frattempo, come avevo già detto, lo comunico anche al Presidente per far ricordare il suo intervento, che già lei aveva già interferito col Presidente su questa cosa. Mi farò da portavoce affinché il Presidente possa sollecitare il servizio. Grazie, consigliere Palazzo. Ho chiesto di parlare il consigliere Losardo, ne ha facoltà. Grazie, signor Presidente, buongiorno. Grazie a lei, consigliere. Sì, io volevo innanzitutto comunicare che il giorno 17, quindi giovedì, alle ore 11, con la commissione sport, saremo a Largo Partinico presso appunto la palestra Borgo Nuovo. Sarà presente anche un consulente del sindaco Orlando, Sergio Campagna, se non ricordo male. E quindi vedremo appunto la situazione. Però a tal proposito, purtroppo non c'è il presidente, ma eventualmente lei che fa le veci, vicepresidente Aiello, potrebbe diciamo riferire oppure mandare una nota, perché siamo ancora in tempo. Eventualmente se si può accedere all'interno della palestra, ecco, magari se c'è un custode che ha le chiavi, affinché ci possa consentire diciamo l'accesso all'interno della palestra stessa, altrimenti insomma sarebbe soltanto un sopralluogo, diciamo la parte esterna, non so a che cosa possa servire, se non constatare soltanto che i lavori sono fermi. Io volevo vedere appunto, volevamo tutti quanti i componenti della commissione vedere a che punto sono i lavori, che sono stati fermi ormai da tanti mesi. Mi sentite sempre? Grazie. Ho ricevuto una telefonata, mi sentite? Sì, io la sento. Sì, perfetto. E quindi, Presidente, volevo notizie in merito, se magari può informare il Presidente, oppure magari scriverò a breve, quando finiremo la seduta di consiglio, scriverò nel gruppo per eventualmente il Presidente può aiutarmi in tal senso, oppure mi debbo attivare io. Poi, Presidente, un passaggio veloce per quanto riguarda l'esito diciamo della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Orlando. Come si supponeva, diciamo, l'avevo anche detto durante la seduta, non è andata sicuramente a buon fine, perché non ci sono i numeri per poter portare a termine questa mozione di sfiduciare il sindaco. La politica è fatta anche di numeri, lo sappiamo, di conseguenza, mancando i numeri nulla si può. Comunque, come dicevo, che se ne dica, il sindaco ne esce rafforzato, l'avevo detto anche prima, i commenti
dei vari giornali, dei vari quotidiani, appunto, sono anche basati su questo, e poi alla fine magari è uscito fuori che le minoranze si sono beccati tra loro, ecco. Comunque lasciamo perdere. Presidente, una cosa che volevo sottolineare, dato che stanno iniziando finalmente con le ruspe a togliere la monnezza dai vari siti, ecco, a chi che ci sono volevo lanciare una proposta, Presidente, ma perché non proponiamo qualcosa affinché si possano definitivamente togliere i contenitori RSU nei pressi, per esempio, delle scuole? Non debbono esistere i contenitori nei pressi delle scuole, anche oserei dire anche dove ci sono negozi, attività commerciali, dove ci sono istituti di credito, dove ci sono specialmente negozi che vendono prodotti diciamo alimentari, ortofrutticole e via discutendo, chiaramente che siano in regola con le normative. Per esempio, una proposta che io vorrei portare avanti, quella appunto di togliere i contenitori RSU che sono collocati presso gli istituti scolastici. Ecco, questa è una proposta che porterò sicuramente avanti, e spero che abbia il consenso anche dei miei colleghi consiglieri. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Losardo. Io ritengo che queste proposte in merito alla programmazione dei cassonetti e poter toglierli davanti alle scuole, ai sistemi commerciali, secondo me potrebbe essere un ottimo punto di lavoro per la commissione al traffico. Ritengo che è un lavoro che la commissione al traffico può fare e che sicuramente, dal momento in cui ci sia qualche sviluppo cartaceo, portare la proposta di delibera in aula fatta alla commissione al traffico. Ritengo che sia un punto fondamentale per la commissione. Per cui, Esattamente. Siccome lei è componente di quella commissione, per cui secondo me potete fare un ottimo lavoro e ancora più sul dettaglio come commissione per tale intervento. Sul primo punto, invece, in merito al sopralluogo fatto da fare a Largo Partinico, così via, ritengo che sia un lavoro con massima eccellenza. Ora mi farò anch'io portavoce col Presidente affinché si possa fare questo sopralluogo con il consulente e che si possa accedere all'interno dei lavori. Però la invito anche a mettere il tutto nel gruppo nostro, affinché il presidente magari penso che sia impegnato in questo momento, ma magari anche più tardino potrà leggere quanto da noi richiesto. Esattamente, infatti l'avevo detto, Presidente. Sì. Infatti, grazie Sì. consigliere Losardo. Ha chiesto di parlare la consigliere di Gesù, ne ha facoltà. Grazie Presidente. No, una cosa, siccome il consigliere Losardo parlava del sopralluogo alla palestra di Borgo Nuovo, secondo me sarebbe opportuno che andassimo tutti, al di là della commissione sport, come consiglio. Noi stiamo ancora aspettando che il presidente Teresi ci comunichi l'incontro con l'assessore Petralia. Quale migliore occasione, una volta che c'è un delegato, potremmo partecipare tutti quanti, anche in maniera informale, non è necessario una convocazione o qualche cosa. Dico, partecipiamo e vediamo un pochettino, perché è una situazione che sta a cuore a tutti quanti. Questo, diciamo, per quanto riguarda il primo punto. Poi non, volevo dire due parole su quanto accaduto ieri. Lo sappiamo tutti. Ieri si è discussa la mozione di sfiducia al sindaco Orlando. Sappiamo tutti com'è finita. Luca Orlando rimane il sindaco di Palermo ed è stato salvato dalla sua maggioranza. Vede, Presidente, forse il risultato della mozione poteva essere anche scontato, però inevitabilmente, secondo me, a mio parere, qualcosa dovrà necessariamente cambiare.
il sindaco dovrà cominciare a fare il sindaco, dovrà cominciare a garantire ai cittadini tutti, perché comunque lui è il sindaco di tutti, anche di chi non l'ha votato, anche di chi l'ha votato e se n'è pentito, anche di chi non è andato a votare, dovrà garantire i servizi a tutti i cittadini che comunque pagano profumatamente e fino ad oggi non sono stati garantiti sotto appunto dal punto di vista dei servizi. Dovrà anche cominciare a comunicare, tagliare meno nastri e scendere per strada tra i suoi cittadini, quindi confrontarsi con loro. Dico, sarà stato anche salvato dalla sua maggioranza, ma ai cittadini che deve dare conto e ragione. A questo proposito colgo l'occasione per ricordarle che giorno 17 alle ore 17 i residenti di Borgo Nuovo lo aspettano insieme alla sua giunta, al RAP, al RESET, a Verde Vivibilità Urbana, a Piazza Santa Cristina. Quindi Orlando, che è il sindaco di tutti i palermitani, fin quando amministrerà questa città dovrà avere il coraggio, la volontà, la forza e la capacità di confrontarsi con loro e rendere Palermo una città abbastanza vivibile, cosa che in questi anni non ha fatto, a mio avviso. Grazie, Presidente. Presidente, per ordine dei lavori. Presidente? Prego, ne ha facoltà, consigliere. Sì, un breve intervento, Presidente. Per quanto riguarda appunto la richiesta formulata dalla collega Di Gesù, se io l'ho comunicato in consiglio, ciò vuol dire che siete tutti invitati. Del resto un consigliere può benissimo partecipare alle sedute delle altre commissioni, nulla è precluso, ci mancherebbe. Il consigliere può sempre partecipare nelle altre sedute, tutto al più potrebbe non avere il diritto a parlare, ma per quanto concerne la partecipazione è dovuta sicuramente, è un diritto. Poi per quanto riguarda mi è piaciuta la frase che ha detto la collega Di Gesù, dice deve iniziare a fare il sindaco. Tutto ciò vuol dire soltanto una cosa, che fino adesso non l'ha fatto il sindaco sicuramente, quindi spero che in questi ultimi 18 mesi possa veramente iniziare a fare il sindaco e che magari lasci al suo successore in condizioni, diciamo, non dico ottimali, perché questo non potrà mai essere, ma che possa essere un trampolino di lancio per la rinascita della stupenda Palermo. Grazie, Presidente. Grazie consigliere Losardo. Io invece ritengo che, proprio sulla mozione di fiducia, ritengo che il sindaco è il sindaco della sua maggioranza, di quelle 20 persone che hanno votato contrario alla mozione di fiducia, ma sicuramente non cambierà nulla, per cui non sarà il sindaco dei palermitani. Andiamo avanti con i lavori. Ha chiesto di parlare il consigliere Altadonna, prego, ne ha facoltà. Sì, Presidente, no. Grazie. Un paio di cose. Una sulla questione delle chiavi per poter fare il sopralluogo alla palestra di atletica pesante di Borgo Nuovo, di Largo Partinico. Si potrebbe fare la richiesta proprio al consulente del sindaco, che parteciperà meglio di lui, per poter intercedere con l'amministrazione e avere la possibilità di accedere. Credo che non ci sia. Facciamolo sapere al Presidente, ma facciamolo sapere pure al Dottore Campagna, magari riuscirà a darci questa possibilità. Per quanto riguarda i cassonetti delle scuole, l'altra volta in consiglio, giovedì o venerdì, ho fatto una dichiarazione, nel senso che non c'è niente da inventarci, c'è una delibera di giunta che già prevede l'impossibilità di mettere cassonetti a 100 metri dalle scuole, e che viene disattesa, quindi dovremmo recuperare questa delibera di giunta e inchiodare il sindaco e l'amministrazione e la giunta ai loro atti, non è più nemmeno, anziché inventarci un atto nuovo, dire quest'atto lo avete fatto voi, lo avete firmato voi, lo avete pubblicato voi, come mai non lo fate rispettare? E questa è la seconda cosa. Per il resto, per quanto riguarda appunto il sopralluogo alla palestra di Largo Partinico, credo che lo spirito del consigliere Sardo nel voler comunicare la data e l'orario dell'incontro sia pure proprio quello di dire chi vuole partecipare partecipi, credo che sia implicito, diciamo, come ogni qualvolta che ognuno di noi dà un avviso di un appuntamento lo fa
credo con questo spirito. Grazie Presidente. Grazie consigliere Altalonna. Ci sono altri interventi sulla comunicazione? Presidente, posso? Sì, sempre sulla comunicazione. Assolutamente, volevo sapere chi sente, Presidente. Ora la sento un po' meglio, ma le posso chiedere una cosa? Mi senta? Sono un po' meglio. Allora, volevo sapere se gli uffici avevano già inviato alla RAP la proposta di delibera approvata a febbraio-marzo 2017. Io purtroppo la sento a tratti, non so gli altri, ma io la sento a tratti. Mi sente, Presidente? Mi sentite? Segretario, lei mi sente? Sì, ma anche a tratti, devo dire. Esco e rientro. Due secondi, tempo di uscita. Non ho capito che è successo, perché non sento più Palazzo. Presidente, qua sono. Mi sente ora? Sì. Okay. Ok, volevo notizie riguardanti la richiesta che avevo fatto qualche giorno fa al Presidente Teresi inerente alla richiesta della proposta di delibera approvata in Consiglio per l'installazione delle telecamere a Piazza Santa Cristina. Volevo sapere se già era stata inviata, avevo chiesto una copia. Mi può dare risposte alla prossima seduta? Consigliere Palazzo, le rispondo che è stata inviata, poi le facciamo inviare una copia. Sì, avevo chiesto una copia, dico, ma non l'avevo ricevuta, quindi pensavo che ancora... Gliela doveva girare la signora Cannizzaro, ora glielo ricordo. Ok, grazie, grazie segretario, grazie Presidente. Prego. Grazie a lei, consigliere Palazzo. Ci sono altri interventi in merito alle comunicazioni? Se possiamo, chiusa la discussione generale sulle comunicazioni, se passiamo per favore all'ordine del giorno, se mettiamo, lo mettiamo in evidenza per favore e mi dite il punto dell'ordine del giorno. Allora, l'ultima volta, almeno io parlo per giovedì, perché martedì il Consiglio si è chiuso per le comunicazioni generali, per mancanza del numero legale. Giovedì, con la presidenza rimasta al consigliere Lo Sardo, si voleva parlare dei pareri, visto che sono dei pareri sui quali dare il... insomma sui quali votare, quindi io qua ve li metto qua in presentazione, non so se li vedete. Ci sono dei regolamenti praticamente, vedo, bisogna esprimere pareri. Sì, dare dei pareri, sì, scusate, io stavo cercando. Ma segretario, mi scusi, 45. Giovedì abbiamo poi votato quella proposta che è andata in discussione, è stata esitata, non mi ricordo poi alla fine, perché avevamo tirato fuori una proposta, però non ricordo. Ora lo vedo subito, basta che lo vado qua direttamente, allora sì. Giovedì era per me. Sono intervenuto perché non ho visto il consigliere Aiello in aula. Allora, sì, sull'esibizione degli sbandieratori, sì, è stata votata. È stata votata, quindi perfetto. Sì. Allora, innanzitutto chiediamo ai consiglieri se ci sono richieste di prelievo. Se qualcuno vuole portare in discussione una proposta a cui tiene in maniera particolare... E così può fare avanti e
proporre il prelievo, io mi unirò a questa richiesta eventualmente. Consigliere Presidente Lo Sardo, intanto le comunico, adesso che c'è il quadro qua della situazione, che siete improvvisamente in 5. Incredibile. Incredibile. Caliamo di numero in maniera repentina, proprio assurdo. Quindi lei mi sta dicendo che non possiamo proseguire, giusto, segretario? Questo è il messaggio che lei mi sta lanciando. Che io accolgo, che io accolgo. Non glielo vorrei lanciare, ma glielo devo fare presente. E va bene, e allora che dire? L'appuntamento è per domani, sempre alla stessa ora, alle ore 9:30. Per oggi la seduta è tolta. Buongiorno a tutti, buon proseguimento di giornata a tutti. Buongiorno, buongiorno.